Ci siamo. Direi che ci siamo. Benvenuti, benvenuti a tutti. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Attenzione intanto, eh. Grazie a te per essere qua. Un altro appuntamento di Leica sta in camera, in questo caso una online class della Leica Academy. Allora, abbiamo un piccolo inconveniente tecnico per quel che riguarda connessione di Lorenzo Razzino, perché è mancata la corrente elettrica nella sua zona, quindi stiamo aspettando di capire se riesce a connettersi dal cellulare o. Stavo leggendo la chat di Lorenzo adesso. Sì, un po'. E per cui, insomma, Giuseppe, inizieremo anche e soprattutto con te. Direi che siamo al Iniziamo, 50% delle iniziamo, dai. forze, ma Mi sento pronto. senti pronto? Bene, bene. Grazie a tutte le persone connesse e anche alle persone che sono connesse via Facebook in questo momento. Vi ricordo che tutte queste iniziative, cioè è necessaria una registrazione prima per poter accedere ai 200 posti che abbiamo nella piattaforma di WebEx, ma se non riuscite ad arrivare per tempo, non vi preoccupate, sulle pagine Facebook di Leica Camera Italia di Leica Academy Italy, potete sempre seguire le dirette in streaming e partecipare anche da lì. Noi cerchiamo di diamo la priorità a tutte le domande e alle curiosità che vengono poste qui su WebEx, però cerchiamo di dare sempre un'occhiata anche alla diretta da Facebook. Quindi se avete delle curiosità, delle domande specifiche, potete rivolgerle ai docenti dell'Academy. Poi, se per caso perdete lo streaming o avete altri impegni in questo momento, per chi è magari anche al lavoro, vi ricordo che sulla pagina YouTube di Leica Camera Italia, quindi andando su youtube.com/leicacameraitalia, potete trovare tutte le registrazioni di tutte le dirette e di tutte le classi, anche quelle che abbiamo fatto nelle precedenti 3 settimane. Quindi, con uno storico impressionante, credo di più di 20 classi, insomma, più di 12 sono registrate sicuramente già, con scusate, 24 docenti della Leica Academy che hanno portato avanti questi talk. Quindi saluto a tutti quelli che non se ne sono persi uno, ma soprattutto anche le persone che magari si collegano per la prima volta qui con noi. E ho l'onore, in realtà, di presentare Giuseppe Andretta. Giuseppe è il nostro docente di post-produzione, fotoritocco, Adobe Guru, docente Leica Academy ufficiale, Adobe Guru ufficiale, insomma, quindi, però, insomma, Giuseppe, stasera non parliamo solo dei prodotti Adobe, cioè parliamo di post-produzione tout court, giusto? Stavi parlando di etica anche. Ma io quando abbiamo discusso di organizzare questa cosa e anche il titolo, mi sembra abbastanza. Mi sembra che parli da solo, insomma, io prima con una battuta ti ho detto che dobbiamo intitolarlo, dedicarlo perlomeno a Eduardo Martins, sto talk, ma insomma dal titolo si evince insomma, che un po' si parlerà di che cos'è la post-produzione e soprattutto quali sono i limiti, insomma. Poi in riferimento ovviamente a tutta una serie di generi, perché la fotografia è varia, ragazzi, non è che stiamo parlando solo di fotogiornalismo, perché magari il brand Leica è ovviamente più vincolato a questo tipo di genere fotografico, no? La street, il fotogiornalismo, o comunque la fotografia di realista, chiamiamola così, ecco. Però, insomma, sappiamo bene che di una fotografia possiamo stravolgerla tutta attraverso la post-produzione, quindi. Bisogna capire che un'immagine di beauty, per esempio, che può essere la pubblicità di un rossetto, non potrebbe neanche essere concepita senza un minimo di fotoritocco. Adesso, senza ovviamente offendere le varie bellissime modelle, lo sappiamo tutti quanti, insomma, che non c'è una foto di beauty, di moda, che non sia stata, photoshoppata o fotoritoccata. Ricordo che già almeno una decina, forse una dozzina d'anni fa, quando il fenomeno era proprio, diciamo, al massimo, all'apice, c'è stata un'iniziativa, per esempio, del Congresso americano che aveva,
voleva una proposta, ha fatto una proposta di legge con la quale si intendeva appunto obbligare l'editore a scrivere sotto alla foto che la foto era stata ritoccata. Ovviamente questo non serve a noi, perché insomma credo siamo abbastanza maturi per capire che anche le foto del WordPress sono state in qualche maniera sviluppate, comunque ritoccate, e quindi stiamo parlando del GOTA, del fotogiornalismo, ma è ovvio che tutte le immagini che noi vediamo nelle riviste patinate sono tutte state elaborate, se non addirittura montate, cioè sono proprio la somma di diverse immagini. Io di lavoro faccio anche questo, insomma, parlo con cognizione di causa, nel senso che io ho curato per esempio anni fa delle pubblicità di prodotti commerciali sulle quali era ovvio che si doveva praticamente creare un fotomontaggio, no? Mi vengono in mente tutte quelle frutte che esplodono, insomma, che non che non si potessero fare con pellicola, perché io sono abbastanza vecchio da averle anche fatte pellicola con sincro flash a super millesimi di secondo, le fotocellule, l'acqua, la pasta che cadeva, insomma, io mi ricordo di avere fatto l'assistente in studio quando queste cose si facevano in lastra e quindi non c'era la possibilità di fare dei gran fake, però ci si arrangiava anche lì, insomma, e fino ad arrivare, e queste sono cose che secondo me, voglio dire, sono, vanno bene, cioè da un punto di vista etico secondo me non c'è nessuna, io non ho nessun pregiudizio in merito a questo. Quello che secondo me fa il limite oltre il quale è meglio appunto usare il tuo titolo, vietato entrare, no? Vietato ritoccare, è quando si tenta secondo me di non tanto stravolgere la realtà, ma tentare di fottere chi sta guardando la foto. Scusate l'espressione un po' colorita, ma questo è il senso. Cioè nel momento in cui io, ritoccando un'immagine, sono consapevole che vado a creare un effetto per il quale l'osservatore vedrà in un modo diverso tutta quella mia fotografia, tutta quell'immagine, o potrà fare una lettura diversa di quell'immagine, ecco che secondo me si sta andando troppo fuori. Cioè quello è il limite secondo il quale, secondo me, introduciamo anche una foto vera, Cioè, voglio dire, l'immagine può anche essere un RAW non post prodotto e quindi anche a Photoshop zero l'immagine è un fake. Vi faccio qualche esempio. Adesso non mi ricordo esattamente gli anni, però qualcuno, se magari è online, che si occupa di fotografia naturalistica, si ricorderà gli esempi. Ci fu una foto di un premiata in un contest, adesso non ricordo se era Wildlife Photography o National Photographer o cosa del National Geographic, scusate. Essere Wildlife Photographer of the Year. Il lupo che saltava la staccionata. Non era assolutamente ritoccata, ma il personaggio è stato squalificato di brutto per il semplice motivo che il lupo era un lupo di allevamento, cioè era un lupo addomesticato, la foto non era assolutamente wildlife. Quindi il tizio che l'ha mandata al concorso era perfettamente consapevole che quella foto non era una foto adatta a quel concorso. Sempre a livello di e un po' più recente invece c'è la foto di quel famoso Marcio Cabral, anche questa vinse un super premio, sempre Wildlife o National Geographic, ora non ricordo, e il formichiere, che sì, se la googlate la trovate, è una bellissima foto, un notturno in cui c'è questo formichiere che si sta arrampicando in un termitaio con l'effetto di alcune lucciole. E la foto è stupenda, nel senso che potrebbe essere stata fatta assolutamente così, senza alcun fotoritocco. Il problema è che il formichiere era imbalsamato, cazzo. E quindi a quel punto lì capite che la situazione non è tanto su quanto io ho usato il timbro clone, ma sulla mia
etica professionale, cioè sulla mia etica, non dico Condividere professionale. questa fotografia, vediamo se si vede, la vedete? Sì, ecco, è proprio quella. È una foto stupenda e il personaggio è stato praticamente sgamato perché quel formichiere è imbalsamato ed è all'entrata in un famosissimo parco australiano. Quindi, quando chi segue appunto tutto il mondo della fotografia naturalistica ha visto la foto, ha detto: cavolo, ma quello è nella stessa posizione di quello imbalsamato del parco. E poi alla fine ovviamente è stato ritirato il premio, insomma. Però capite che ci sono dei casi e Direi che questo giustamente. volevo ecco, io da gran Photoshopparo, che ti devo dire, Maurizio? Cioè, che vi devo dire? Photoshop per me è uno strumento, no? Quindi non è, cioè, è come dire, se io ho un coltello da cucina, posso utilizzarlo per affettarmi una carotina gustosa, ma posso anche utilizzarlo per un femminicidio di mia moglie, capito, in un momento di sclero. Cioè, il problema non è il coltello, ma è l'uso che la persona che ne fa. Questo è, dal mio punto di vista, un po' l'etica della post-produzione. Ecco, tra l'altro credo si sia connesso Lorenzo. Lorenzo, se ci sei, ti Meno male. aspettiamo, batti un colpo. Vediamo se è tornata la corrente elettrica di Lorenzo. Eccolo qua, aspetta che gli togliamo il muto. Lorenzo, ci sei? Non ti sento ancora. Sai quanti fotografi conosco naturalisti che costruiscono i loro animali con animali addomesticati e confidenti? Certo, questo è il problema. Io, per esempio, su questa questione, a me dà molto fastidio, per esempio, so che c'è tutta una parte di fotografi naturalistici che non soltanto usano, anzi, magari usassero soltanto animali addomesticati. Io ho un carissimo amico che è un direttore di un parco ed è una persona molto, molto esperta di natura. Anche lui, appassionato di fotografia, mi diceva che uno dei danni peggiori che fanno queste persone qui è proprio il fatto di andare con richiami, per esempio, come fanno i cacciatori. Quindi meglio se uno, ecco, addomestica un lupo e poi se lo fotografa piuttosto che vadano a rompere le scatole, insomma, in ambienti naturali. Ecco, questo è. Animali balsamati non li avevo mai sentiti. Vedi, però Federico, anche questo è stato un bel azzardo, no, cavolo? Scusa se ti interrompo, ma così mi dai l'occasione di Lorenzo. introdurre Lorenzo e di presentarlo. Certo. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, buonasera. Non è ancora tornata del tutto, almeno sei un po' in penombra, ma è affascinante così l'inquadratura. Senti, parlavamo di una cosa che tra l'altro abbiamo citato poi fuori i fotografi di naturalisti e così via. Tu, tra l'altro, per tanto tempo hai lavorato e continui a lavorare nella TV per i documentari, proprio che riguardano wildlife in genere, no? E durante lo scorso intervento parlavi proprio del fatto che gran parte di questi documentari che poi noi oggi vediamo, dove si vedono questi animali in libertà, eccetera, nella realtà sono CGI, quindi è costruito tutto al computer. Ne ho visto uno recentemente su Sky, tra l'altro, con gli squali, e a un certo punto ho detto: ma questo è tutto, mi sembra tutto costruito finto, ecco, in questo senso. Quindi voglio dire, smarchiamo il punto, con la post-produzione si può arrivare a creare anche quello che non c'è, ma dov'è questa linea di divisione tra quello che è concesso, diciamo, e quello che. Giuseppe parlava, introduceva un po' questo tema dell'inganno sostanzialmente, no? Quindi non conta tanto cosa puoi fare con Photoshop o no, perché vediamo che l'inganno lo puoi fare anche senza Photoshop. Quindi. Esatto. No, l'aspetto interessante sicuramente è che ho lavorato per tanti anni non solo come montatore di documentari sulla natura, ma anche come fotogiornalista. Come fotogiornalista ho lavorato per un'agenzia di Roma che si chiama AGF e mi occupavo di cronaca. Ovviamente il discorso della post-produzione, così come il discorso sostanzialmente dell'etica che noi portiamo dietro nel nostro lavoro, è un qualcosa di interessante perché in realtà qual è il problema? Il problema è che ognuno di noi ha una propria visione di morale, di etico.
chiaramente non è detto che questa visione che abbiamo noi poi combacia con quello che sia nella realtà o quello che potrebbe andare bene ad altre persone. E quindi negli ultimi anni abbiamo visto le agenzie, soprattutto le grandi agenzie come France Press, Reuters e via dicendo, adottare delle regole sempre più strette, sempre più severe. Tante volte dei colleghi fotogiornalisti sono stati pizzicati, post-produrre le immagini, cambiare anche leggermente il significato o anche semplicemente rendere la foto esteticamente più armoniosa, sono stati licenziati. Questo è interessante perché da una parte c'è una forte convinzione di queste agenzie fotogiornalistiche che si occupano appunto della fotografia documentaria di mantenere saldo il patto che hanno con il lettore, con l'osservatore. È un patto di correttezza, nel senso noi cerchiamo di essere il più possibile onesti. Obiettivi è difficile, quella è una pretesa anglosassone, però onesti si può fare, onesti basta dichiarare le proprie intenzioni e basta dire quello che si è fatto e il gioco è facile da mantenere. Quindi è interessante perché le regole che oggi noi vediamo nella fotografia di news sono delle regole molto più severe rispetto a quelle che venivano applicate ai famosi fotogiornalisti del passato. Immaginiamo anche i vari Kudelka e via dicendo, che comunque nelle loro fotografie avevano un margine di intervento, e lo hanno avuto, sicuramente più ampio rispetto a quello che un fotogiornalista oggi potrebbe fare all'interno di un'agenzia. Non è detto che questo sia sbagliato, chiaramente. Io sono, come dire, a favore di queste regole un po' più severe, di queste maglie un po' più rigide. Nei documentari mi faceva ridere quello che hai sottolineato, perché sostanzialmente non è un discorso di computer grafica. Un lavoro interessante che si fa negli ultimi anni nella fotografia, non nella fotografia, scusate, nel reportage di tipo video sugli animali, è che c'è una forte prevalenza di tutta quella serie di mansioni che prima non facevano parte del documentario in sé, ovvero. Se voi prendete i più bravi al mondo a fare documentari sulla natura, che sostanzialmente è la BBC inglese, noterete che nei vari lavori che stanno producendo negli ultimi anni c'è una forte sceneggiatura, c'è una forte colonna sonora. Fa strano parlare di sceneggiatura all'interno di un lavoro che dovrebbe riguardare un documentario, ma è interessante. Il lavoro che fanno i ragazzi nella BBC sostanzialmente è quello di trasportare un messaggio nel migliore dei modi possibili. Spesso si sente dire che è stato tutto ripreso, è tutto stato filmato, e va bene, probabilmente è vero, però cambiano le persone che guardano questo genere di lavori e quindi bisogna adattare di volta in volta come trasmettiamo queste informazioni, come trasmettiamo queste notizie. Quindi se voi prendete anche la serie della BBC, che se non ricordo mai si chiama Planet Earth, è bellissima perché? Perché c'è una sceneggiatura dietro, ci sono degli operatori che, come dicevo l'altra volta, girano solamente la parte del video, che si occupano di fare il più possibile tante riprese e dopo in sala di montaggio si capisce con il materiale che si ha in mano come raccontare una storia. È chiaro che la storia deve trasmettere quello che succede nella realtà, ma lo si fa con un piglio che appartiene a un gusto, un sapore al cinema. Si costruisce con una premessa, con un'evoluzione, si arriva a un climax e poi la risoluzione. Fa strano parlare di questo quando parliamo di marmotte o animali come serpenti e quant'altro, però si fa e si fa sempre in maniera molto intelligente e molto funzionale, diciamo, a quello che serve poi. Che altro dire? Certo, senti, io voglio fare un piccolo passo indietro, quindi richiamo un attimo anche Giuseppe in causa. Diciamo, vorrei da due esperti del settore come voi, io vorrei un commento a questa immagine che adesso mostrerò. È un'immagine probabilmente anche molto conosciuta, diciamo, non tanto per la fotografia in sé, che è famosa senza ombra di dubbio, ma diciamo, per i segni che questa immagine riporta. Adesso aspettate che iniziamo con la condivisione. Eccoci qua. Questa è una foto di Richard Avedon, ma io vorrei, Giuseppe, spiego in parole povere, questa è una foto a pellicola, che cos'è quello che vediamo qua davanti? A cosa serve? Mi hai fatto venire i ricordi adolescenziali. Quella era la classica situazione e quei segni lì li vedete anche su altre foto famose. Mi viene in mente quella bellissima di James Dean a New York. E sono, non so se anche la tua fa parte di quella serie di provini che vennero
pubblicati con, diciamo, questa è la stampa standard, no? Cioè questa è la stampa in cui il fotografo all'epoca aveva il proprio stampatore, andava lì, gli chiedeva di una base di partenza, in base all'immagine, lo stampatore con la sua esperienza sceglieva un tipo di carta, eccetera, eccetera. Dopodiché il fotografo, vedete, metteva a penna tutte quelle correzioni lì, che poi se lo faceva il fotografo, oppure lo dettava, nel senso che spiegava allo stampatore esattamente qual era il punto di arrivo dell'immagine. Questo è, ti dico, oltre al déjà vu, eccola lì, quella è un'altra. Oltre al déjà vu che mi ha fatto venire, è una cosa che io adesso trasporto in digitale, cioè l'esempio del lavoro che posso fare io o Lorenzo, per esempio, no? Non è altro che questo, cioè di trasformare in pratica quello che il fotografo aveva visto in quel file o quello che il fotografo intende dire con quell'immagine. Quindi si può parlare di una post-produzione mirata al senso della fotografia, si può mirare, come in questo caso, ad una post-produzione mirata più alla, come si può dire, a quello che il fotografo vuole trasmettere. Qui vedete che se non ci fossero state tutte quelle correzioni, quelle ombreggiature, quelle schiarite, quel contrasto messo sull'ombra di James Tin, questa era una foto che vi dicevo, e quelle note sono sostanzialmente tutti i secondi di mascherature o di bruciature che poi lo stampatore doveva fare in camera oscura. Io ho ancora dei ricordi di queste tecniche e mi viene da sorridere perché, per esempio, per fare le mascherature ai miei anni, cioè gli anni in cui ho iniziato, quindi la seconda metà degli anni 80, primi anni 90, era tipico, no, da parte di noi sbarbini del laboratorio andare nelle gelaterie a fregare le coppe gelato per un unico motivo. All'epoca mettevano, invece di mettere lo stuzzicadente, quello con l'ombrellino, hai capito, quello brasiliano, mettevano dei veri e propri fili di ferro, okay, dove sopra c'era una specie di anello, okay, e lì dentro tipicamente mettevano o il nome del gelato o il nome del bar della gelateria, no? Allora tu quello lì gentilmente glielo fregavi rigorosamente perché ti serviva poi in camera oscura per appiccicargli il cartoncino con la sagoma, no? Tipo mi viene in mente la foto di James Dean, quindi tu ti ricavi in pratica una sagoma più o meno di quello che devi coprire e poi in camera oscura ti metti sotto e proteggi, no? Quindi sculisci tutto il resto della foto e quello che tu stai ovviamente oscurando diventa più chiaro nel risultato. Capite bene che insomma lo strumento selezione o luci e ombre di Photoshop 25-30 anni dopo fa la stessa identica funzione. Quindi l'unico Un'immagine di risultato. repertorio, Giuseppe, è questo l'ombrellino che dicevamo. Sì, quello no, quello è arrivato dopo, quello è arrivato dopo, mentre quello che dico io era veramente fatto in filo di ferro. Aveva un doppio anello. Credo che se qualcuno che ha esperienza di camera oscura, sì, qui dice qualcuno lo faceva con le mani, esattamente, però con le mani di solito si faceva questo gesto, no? Cioè si lasciava un buco, vedete, con la mano e la si muoveva così in modo da bruciare. Ma se tu volevi schiarire, dovevi avere un qualcosa, no? E quindi il filetto di ferro era sottile, non lasciava traccia e restava praticamente la sagoma. Questa era una rottura di scatole immane, anche perché lì non c'era il Ctrl Z, no? Quando cannavi quella foto lì, la sviluppavi, la buttavi, bestemmiavi, perché in Veneto si fa così, e poi riprendevi tutto da capo. Ecco, questa era la. Questi strumenti però esistono ancora, Lorenzo, giusto? Poi li vedremo anche, ma. Ma sono stati semplicemente trasportati in digitale, che per me è una fortuna. Io sono arrivato per fortuna tardi, ho visto fare questo genere di lavori da dei professionisti che sono veramente qualcosa di incredibile in quanto a manualità, ma me la sono smarcata, nel senso sono stato semplicemente molto più fortunato. Non sono così bravo a gestire i tempi e a essere bravo con le mani per creare questo genere di ombre, di passaggi di luce, quindi.
Per me è stato molto più facile perché chiaramente essendo cresciuto su un computer avevo molta più dimestichezza con una tavoletta grafica piuttosto che con un proiettore, con dei fasci di luce, con delle mascherine, ombrellini e quant'altro. Quindi botta di fortuna da questo punto di vista. È interessante che esiste in realtà un documentario su Naturally, che magari più tardi nella chat scrivo anche il nome, dove si vede appunto lo stampatore fare le correzioni sulle sue immagini con Naturally che di volta in volta ritorna per dire ok, schiariamo un po' di qua, schiariamo un po' di là, scuriamo un po' di qua e via dicendo. Nel senso dà un po' le indicazioni come farebbe un buon regista da questo punto di vista. E come dire, lo stampatore a ogni giro, a ogni round, come diciamo noi, butta tutto e ricomincia da capo, chiaramente. Quindi anche lì è un lavorone. Cose che facciamo noi oggi, per fortuna, le facciamo in maniera molto più veloce, se volete anche in maniera più smart, quindi siamo un po' più tranquilli da questo punto di vista, perdiamo meno ore di lavoro se facciamo un errore, chiaramente. E quindi, bene così. Sì, direi che è molto meglio così. Nel senso che io ho passato tutti e due i mondi e ti posso dire che con questo, insomma, si naviga molto, ma molto più velocemente. Volevo soltanto invece, Lorenzo, riattaccarmi a una cosa che dicevi te riguardo i documentari e che secondo me invece è molto associato anche alla moda della fotografia contemporanea, cioè se noi guardiamo per esempio, sempre parlando di post-produzione, no? I vari editoriali di moda, eccetera, eccetera, ma anche gli stessi ritrattisti ultimamente. Ecco, non è solo nel documentario che si cerca una specie di scenografia cinematografica. Basta guardare gli Instagrammer, no? Gli influencer di Instagram, cioè quello che si cerca nella fotografia, come dicevi te prima nel documentario, anche se sembra paradossale, cioè la classica ragazzina di 20 anni che si fa il selfie nel bagno, cerca comunque una spettacolarità cinematografica, quasi hollywoodiana, no? E Assolutamente. quindi per me è stato normalissimo quello che tu hai detto, perché tra l'altro a me piace molto la questione del documentario. Poi adesso ho appena fatto la prova di Disney Plus, e quindi lì c'è una botta di roba della National Geographic che mi sto guardando. Ed è vero, cioè i documentari che mi ricordo io da ragazzino degli anni 80, 70, erano assolutamente diversi, cioè sembra di vedere un film neorealista e un film hollywoodiano del 2020, insomma le due cose sono totalmente diverse. Un Sì, documentario dall'Istituto di Luce a Netflix, praticamente. Esattamente, esattamente, proprio così. Dall'Istituto Luce a Netflix, questa è la differenza. Però questo sta portando molto anche nella fotografia, no? Cioè l'idea di avere una post-produzione che mira alla spettacolarità dell'immagine. Quindi non più al contenuto, ma molto più rivolto all'estetica. Cioè, prima dicevo che, per esempio, nella moda, nel beauty, questa cosa ha un senso, perché ovviamente deve dare un certo tipo di comunicazione, in altri ambiti, ecco, è assolutamente deleteria, secondo me. Oppure, Sai come cosa? dicevo prima. Secondo me il discorso che dobbiamo fare è soprattutto legato al tempo in cui ci ritroviamo. Trovo che ci sia una maggiore difficoltà per chi produce oggi documentari sulla natura a far passare dei messaggi che magari sono stati già visti. Quindi è chiaro che si ricerca un modo contemporaneo, sicuramente, per far veicolare nuovi contenuti. È chiaro che questo può essere un po', come dire, fuorviante, perché chiaramente la nostra attenzione cade in un settore che è quello più estetico, più del contenuto e via dicendo. Però ti assicuro che i contenuti non sono intaccati, nel senso che alla fine il messaggio che ti vuole trasmettere, ad esempio, la BBC con questa serie di documentari, te lo fa arrivare in una maniera diversa. Questo è noi Io che siamo. mi riferivo, Lorenzo, più alla fotografia, non al documentario. Cioè, il documentario apprezzo, no? Anzi, sono ben felice che ci sia quella qualità a livello anche di luce, di colore, di fotografia che c'è attualmente. E nulla, secondo me, toglie a quello che è il senso di quello che si sta rappresentando. Cioè, ovviamente non ti presentano un serpente come un mammifero, voglio dire, no? Quindi va bene così. Quello che trovo invece un po' più inutile è quando appunto si cerca di, come si dire, dare spettacolarità a una scena che non ha assolutamente alcun contenuto, insomma, Le immagini ecco. sono un po' castrate, poi. Volevo chiedervi un
Chiedervi una cosa, tornando, diciamo, quali sono gli strumenti base nel quale cominciare a esplorare un po' le potenzialità del fotoritocco? Cioè, partiamo proprio dalle basi, basi, basi. Io voglio dire, dal file RAW al file JPEG. Ecco, faccio piccole domande a raffica, ma c'è spesso molta confusione perché si sente dire il professionista scatta col JPEG, qualcuno invece dice il professionista scatta solo ed esclusivamente col RAW. Io da professionista vi posso dire che dipende dal lavoro, molto spesso scatti solo col JPEG se devi consegnare subito, altre volte invece il RAW. Però ecco, entrambi una risposta, RAW, JPEG, entrambi cosa facciamo? Ah, guarda, rispondo io? Ci provo. No, allora, il RAW e il JPEG, tecnicamente parlando, insomma, sono paragonabili a quello che poteva essere una volta il negativo e il positivo, no? Il fatto di fornire una foto stampata era prendi qua, se ti va bene così, altrimenti ciccia, no? Mentre dal negativo uno poteva fare una serie di interventi a livello di stampa, nel passaggio tra negativo e stampa, su cui aveva il controllo dell'immagine finale. Ed è un po' la stessa cosa che avviene, anche se in maniera ovviamente diversa e più contenuta, nel RAW JPEG. Ovviamente nessuno pubblicherebbe un RAW, credo, così come è stato scattato. Perché credo nella mia vita, io scatto, anche se non faccio il fotografo, scatto comunque tantissimo, avrò fatto boh, forse 5-10 scatti in cui tac, avevo già sottoesposto, avevo già fatto tutto. Ma è ovvio invece che nel momento in cui io prendo in mano il RAW, qualcosa, un minimo di ritocco glielo faccio, vuoi sul contrasto, vuoi sull'esposizione, vuoi sulla chiarezza, vuoi sulla... rapporto tra chiari scuri, eccetera, eccetera, ma è inevitabile farlo. Senti, a proposito, a che punto siete in Adobe? Quel lavoro mi dicevi una volta che volevamo fare in modo che quando qualcuno alza la chiarezza oltre il 40 si formatta l'hard disk. Siamo arrivati a quel punto oppure no? No, non ci siamo, stiamo andando sempre peggio. E per il discorso che facevo prima con Lorenzo, nel senso che tutti i software stanno andando ovviamente e giustamente come fanno tutte le aziende a soddisfare, a creare prodotti che soddisfino le richieste dell'utenza. Quindi voglio dire, come Leica non si sognerebbe mai di fare un corpo macchina con il bottone di scatto nel dorso, perché sarebbe scomodissimo. Ovviamente Adobe non si mette a fare strumenti di grande complessità come era necessario una volta. Ma tenta di darti quelle soluzioni one click che in pratica, come dicevo prima anche con Lorenzo, non fanno altro che soddisfare quello che è l'esigenza. Cioè l'esigenza dell'utente è quella ormai di avere come riferimento il telefonino, l'immediatezza del telefonino e, per quanto possa sembrare una bestemmia, anche la bellezza della foto del telefonino, no? Quindi, senza grandissime rotture di scatole, io voglio, tac, clicco lì, poi su Instagram oggi mi sento un po' New York, un po' Dubai, gli applico quel filtro caldo, quel filtro freddo e sparo online. Poi aspetto i like. Questa è la vita un po' dei ragazzotti. Io ho due figlie che sono abbastanza così e quindi dobbiamo pensare che noi, per esempio adesso, parlo da ultra cinquantenne, non facciamo più parte del target di queste aziende, né delle fotocamere, né dei telefonini, né tantomeno dei sponsor. Aspetta, fotocamere, qua in Leica, continuiamo a farle a capelli con altro che. Sì, per carità, guarda, io come ben sai, ultimamente sto scattando un sacco ancora in pellicola, proprio perché l'unica digitale che mi è rimasta purtroppo Adesso poi me la mandi giù, appena si può mettere a posto, la mandiamo a mettere a posto. Ma Lorenzo, senti, Rispondo io sulla domanda di prima, RAW JPEG. volevo un tuo parere e anche una lancia spezzata a favore del JPEG, ecco, quindi. Vabbè, la lancia spezzata è facile. Quando lavoravo in agenzia, l'obiettivo numero uno era arrivare primi, quindi il JPEG è sicuramente impostato in bassa qualità, addirittura, non forse in alta,
inviato via radio in sede, quindi immaginate, non c'era proprio modo di poter fare nessun tipo di intervento. Però questa è una domanda che in realtà non è così bislacca come possiamo immaginare, perché ce la fanno spesso se scattare col RAW JPEG, che spesso ce lo chiedono anche gli appassionati, che sono persone bellissime, gli appassionati di fotografia, specie gli appassionati del marchio di Leica, che arrivano e dicono: perché dovrei scattare il RAW se il JPEG della macchina è ottimo? E perché dovrei modificare addirittura un RAW della Leica, che comunque sia, perché ci dovrei mettere mano, perché dovrei fare lavorazione? Che all'inizio può anche sembrare una domanda lecita, cioè nel senso è un dubbio che effettivamente può esserci. Dall'altra capisci che cade in una sorta di fanatismo quasi irrazionale, perché chiaramente il discorso qual è? La cultura fotografica, così come la cultura in generale, è esattamente il contrario dell'idocrazia. E quindi non possiamo noi prendere uno strumento e usarlo come se fosse un fine e non come un mezzo per ottenere quello che veramente vogliamo. Quindi spesso e volentieri le persone scattano solamente in JPEG perché dicono: io non voglio lavorare in RAW, perché sarebbe come snaturare quello che ho pagato, l'alta qualità che ho in mano. Ma non è così in realtà. È come immaginare che, ad esempio, la scuderia della Mercedes scende in pista, hanno un'ottima macchina, probabilmente la migliore tra tutte, ma non fanno nessuna modifica alla vettura, non si adattano al circuito, al pilota o alle condizioni meteo, perché sono convinti che la macchina vada già bene così. È una follia, chiaramente. E quindi il discorso è questo: il discorso è JPEG, ci sono tantissimi motivi in realtà per utilizzarlo, motivi di tempo, motivi di anche praticità. Poi, vogliamo dirlo, JPEG sostanzialmente è un RAW già elaborato dalla casa madre. I JPEG di Leica sono già anche abbastanza carini quando noi li impostiamo. E quindi 9 volte su 10 vanno bene se noi sappiamo quello che stiamo cercando di ottenere dalla macchina fotografica. Poi, naturalmente, c'è sempre quella sorta di piccolo plus che possiamo utilizzare, dove anche sperimentare, sbattere la testa ed è il RAW. Chiaramente, che un tantinello ci aiuta se sbagliamo determinate dinamiche, quali potrebbero essere il bilanciamento del bianco e via dicendo. Dall'altra ci permette anche un po' di recupero, un po' di estensione di quello che la macchina fotografica ci ha concesso in JPEG e via dicendo. Quindi assolutamente entrambi, sempre con cognizione di causa, però, nel senso, il JPEG devi capire che cosa stai facendo e il RAW devi sapere che è semplicemente una base per poi andare oltre. Ecco, vi faccio una domanda. Aspetta, posso fare un intervento un attimo, Mauri? Sì, certo. Allora, adesso mi tocca fare il solito pignolo rompipalle tecnico, però rispetto al discorso RAW JPEG, l'esempio, cioè l'analogia che ho fatto prima non è proprio così sballata, nel senso che il negativo e il positivo, il negativo è la stampa, no? Un fotografo di una volta non si sarebbe mai sognato di buttare il negativo. Mai. Cioè, lui consegna la stampa, vende la stampa, ma il negativo se lo tiene, punto. Il RAW e il JPEG hanno la stessa funzionalità. Quindi non è assolutamente vero. Io leggevo prima, perché sto tentando anche di leggere. Commenti, non devi distrarti, quelli te li No, leggi. ma prima c'era un commento intelligente, uno che diceva, insomma, saprà il fotografo quando ha bisogno del RAW o del JPEG. Eccolo qui, Alessandro Comandini. Penso che il fotografo sappia quando gli servirà il RAW, quando ne potrà o dovrà fare a meno, se dovesse pensare a... Vabbè, questa nel... Ecco, allora, è una questione di praticità, non è una questione tecnica, perché da un punto di vista tecnico il RAW batte il JPEG 1000 a 1, punto. Quindi anche le persone, come diceva Lorenzo, no, che dicono: ok, io voglio... com'è che hai detto prima, no? Cioè, io voglio usare al massimo la potenzialità della mia fotocamera, perché confido nel brand Leica, ho preso degli obiettivi ottimi, quindi io voglio che la macchina mi dia il massimo, senza che io mi debba rompere anche le scatole, voglio dire, perché da un punto di vista c'è qualcuno che lo fa per un discorso etico, qualcuno lo fa perché non è capace, per esempio, di usare semplicemente Photoshop, e quindi dice: io scatto in JPEG. La sottolineatura che io faccio è che, ed è puramente tecnica, e riguarda quelli che dicono: io voglio sfruttare al massimo la potenza della fotocamera. Allora, una volta c'erano fotografi che stampavano, vedi il grande Mario Giacomelli, okay, che passava ore e ore e ore più in camera oscura che dietro alla macchina fotografica, e
E c'erano fotografi che non hanno mai visto una camera oscura. Quindi chi scatta in JPEG è il classico fotografo che manda la roba in laboratorio, si fida del laboratorio e dice: il laboratorio fa il suo sporco lavoro come. Ecco, chi scatta in JPEG sa che qualche ingegnere a Wetzlar, probabilmente un ingegnere informatico, ha costruito e ha scritto un algoritmo di conversione RAW JPEG. Che a lui piace, a lui sta bene, come il fotografo di una volta che si fidava del grandissimo stampatore, accettava il lavoro dello stampatore, anche questa persona qui dice: io accetto il lavoro che hanno fatto gli ingegneri software di Wetzlar. Però la differenza sostanziale tecnica, il JPEG, ragazzi, ha 8 bit per canale, il sensore di una Leica ha 12 bit per canale. Ora, io, senza voler offendere nessuno, non pensiate che ci sia una differenza tra 8 e 14, come per dire, vabbè, insomma, un 33% in meno lo posso anche sopportare. Non rompermi le scatole a convertire in RAW. Non è così, non è un 33% in meno. Ogni volta che passate da un bit a un altro, dimezzate la qualità. Quindi voi avete una fotocamera che scatta a 12 bit. Quando passate a 11 avete metà del risultato. Quando passate a 10 avete metà della metà. A 9 metà della metà della metà. Quindi con un JPEG avete metà della metà della metà della metà della qualità con cui è stata ingegnerizzata la vostra Leica. Senti, a proposito, no, sono contento. Scusa Mauri, poi io sto facendo un corso online a degli splendidi ragazzi toscani che lavorano per un'agenzia e fanno foto sportive. Loro scattano solo ed esclusivamente in JPEG. Quindi voglio dire, siamo di fronte alla loro necessità di spedire immediatamente la foto all'agenzia, pubblicarla, eccetera, eccetera, e sto tentando, per esempio, di convertirli al formato di anteprima avanzata, al DNG, quello minimo, perché comunque il formato RAW, non è stato pensato per la pubblicazione, ragazzi. Il formato RAW, soprattutto il DNG di Adobe, è stato pensato per l'archiviazione. Quindi la cosa migliore da archiviare per un futuro archivio fotografico non è assolutamente un JPEG, ma è sicuramente un RAW, anche perché i software si stanno evolvendo come le fotocamere. 20 anni fa scattare 6, 7, 8 fotogrammi al secondo non era una cosa proprio da tutti i giorni. E quindi come si evolvono le fotocamere, si evolvono anche gli algoritmi di demosaicizzazione. Io faccio spesso nei miei corsi questo esempio qui, cioè io ho una foto scattata 12 anni fa, quando Lightroom era la versione 3, se non ricordo male, 2, ed era sovraesposta, non riesco a recuperarla con un Lightroom 3. L'ultima versione di Lightroom riesco a recuperarla alla perfezione. La foto è sempre identica. Quindi se io avessi scattato 12 anni fa quel JPEG sovraesposto, l'avrei buttato via 12 anni fa. Avendo scattatolo in RAW, adesso posso recuperarlo. Questo è un po' il senso, Senti, diciamo, sì, funzionale. mi davi una grande occasione per parlare di una cosa. Innanzitutto chiedevo a tutti di magari di scriverci più le domande che i commenti, perché sennò poi ve le perdo, non riesco a leggere. Ce ne sono centinaia, credo. Ma in poche parole, cioè io immagino sempre che poi ci seguano degli evoluti, insomma, degli amatori evoluti che sanno perfettamente cos'è un RAW, cos'è un JPEG. Però vorrei spiegare anche a chi non ne ha la più pallida idea o non ha il coraggio di dire che non ha capito bene qual è la differenza. È vero, in buona parte l'hai già spiegato con la questione della qualità, ma il RAW, magari Lorenzo, in maniera veramente semplice, più semplice possibile immaginabile, il file RAW o quello che Leica ha utilizzato come file RAW, che è il formato aperto di Adobe Digital Negative, cioè DNG. Che cos'è a livello proprio di, è una fotografia o non è una fotografia? È un'immagine o è un'informazione di dati? Che diavolo è sto DNG? Senza dubbio è un'informazione di dati, come dici tu, su questo non ci piove. Però è chiaro che il discorso, se la vogliamo chiamare fotografia o meno, è soggettivo. Perché
Perché per molti scattare un RAW, poi lo riguardano, è un computer, posso anche decidere che va bene così, senza fare nessun tipo di intervento, senza fa magari lo aprono. Il fatto stesso di aprirlo è già in realtà una lavorazione, se vogliamo, perché ogni software, come diceva prima anche Giuseppe, ci mette del proprio, ognuno interpreta leggermente quei valori, sono dei valori grezzi. È semplicemente un file che non è stato, come dire, interpretato dalla macchina fotografica, ovvero quello è il massimo che potevi ottenere con quelle combinazioni che tu gli hai dato, ma non è stato ancora lavorato, non è ancora stata data una sorta di declinazione, se vogliamo, e quindi ti è data libertà di fare quello che vuoi. Poi è chiaro, se usi Photoshop il file si apre in un modo, se usi Capture One ad esempio è diverso, anche la resa è diversa, Lightroom no, chiaramente è che è lo stesso motore di Photoshop, quindi le differenze non ci sono, sono due software di completamente differenti perché nascono per principi differenti, ma come dire, lo strumento di apertura del file rimane pressappoco lo stesso. Giuseppe probabilmente mi sta facendo un no con la testa, non capisco. No, è lo stesso motore, no? Stai dicendo delle cose corrette, cioè gli ingegneri che sviluppano Camera Raw, cioè il motore di demosaicizzazione, è un gruppo, è un team a parte in Adobe, non fa parte degli altri sviluppatori né di Lightroom né di Photoshop, è un team, sono 5 o 6 persone, loro sviluppano soltanto Camera Raw, cioè il loro praticamente motore di conversione. Quindi una volta che è stato aggiornato o supporta nuove fotocamere, viene installato esattamente sia in Photoshop che in Lightroom e di conseguenza è. Però, Questo per esempio, specifico, un'altra cosa che molti non scusami sanno. Giuseppe, Sì. specifico perché per chi ci ascolta e magari usa una Leica, che è quel team di persone che lavora con gli sviluppatori Leica prima addirittura che Assolutamente. le macchine escano per poter avere poi un supporto di colori sui file. Certo, la scelta secondo me molto intelligente di Leica è stata quella di non creare, di non buttare l'ennesimo formato RAW sul mercato, ma di accettare la decodifica Adobe. E quindi loro creano un file grezzo perché il RAW non è un formato, è una famiglia di formati. C'è il RAW di Nikon, c'è il RAW di Canon, c'è il RAW di Fuji, ci sono. Tutti i brand hanno un loro, e sono rarissime le aziende che come Leica hanno deciso invece di non andare a complicarsi la vita con l'ingegneria software, ma di restare nella loro, diciamo, comfort zone, che è quella di fare ottime fotocamere. Quindi Ne approfitto per una domanda che ho fatto rispetto a prima, cioè è arrivata tramite Facebook in realtà. Più che una domanda è un'affermazione, ma quindi vuol dire che necessita di un chiarimento da parte nostra. Una persona, Emiliano, ci diceva che la differenza di bit poi tra 8, 10 in JPEG, eccetera, quando poi si va in stampa non è così grande. Ovviamente mi viene da dire, Giuseppe, correggimi se sbaglio. È ovvio che se prendiamo quel file e poi lo incanaliamo ancora nella questione della stampa, subentrano tutta una serie di altri fattori che ne limitano Allora, ancora l'uso, ma è la parte prima che in verità ti dà grande capacità di lavorazione, non è il dopo. Il dopo potresti stamparlo con una fotocopiatrice laser e quindi aver comunque il problema, giusto per ingigantire che certo. cosa Allora, no, ma succede quando si va in stampa. l'utente che ha scritto questa cosa non ha detto nulla di sbagliato, nel senso che al 99% al giorno d'oggi si rischia di andare in stampa a 8 bit. Quindi i vari driver o i vari rip, a parte rare eccezioni come il mio, per esempio, perché ovviamente da io sono anche uno stampatore molto pignolo, quindi ho tutti i miei rip e le mie cose settate a 16 bit. E se posso, se i clienti me lo mandano, stampo a 16 bit. Devo però riconoscere che io ho fatto i miei test all'epoca e non ho mai, sono mai riuscito a distinguere tra una stampa a 8 e una stampa a 16 bit, proprio a occhio. Quindi assolutamente da un punto di vista di stampa non è assolutamente importante. È fondamentale invece durante proprio la post-produzione. Che post produrre un file a 8 bit e post produrre un file a 16 bit è ovviamente tutto un altro paio di maniche. Ecco perché l'idea mia era quella di suggerire a tutti di lavorare con il RAW, perché con il JPEG siete costretti ad usare gli 8 bit, quindi anche tutta la post produzione, se mai dovesse essere necessaria,
deve essere fatta a 8 bit ed è un grande danno per l'immagine. Non so se abbiamo perso Lorenzo perché ho visto spegnersi la luce di casa sua, spero che non sia ricapitato. Lorenzo, se ci sei, batti un colpo, se niente, mi sa che si è disconnesso. Ti faccio una domanda. Krishan 1968, posso produrre a 16 bit quando ha senso? La risposta è semplice, sempre. Ha sempre senso. Ma se i file di Faccio Leica sono a 12 un'altra domanda. bit, cosa succede quando sviluppo a 16 bit? Succede che tu non devi fare niente, Lucio Maggiolini. Ma fa tutto il software, cioè il software processa il software, sto intendendo Lightroom e Camera Raw, processano i file a 16 bit, quindi fanno una operazione matematica che si chiama scalamento, del tipo se loro incontrano un file puro a 16 bit RAW, quello di un dorso digitale, ad esempio, lo processano così com'è. Se lo trovano a 12, fanno uno scalamento matematico e quindi poi processano tutto a 16 bit. Ecco qua, mentre è tornato The Dark Man Lorenzo, che è caduta la corrente elettrica, ti facevo ancora una domanda io che riguardava questa risoluzione. Recentemente alcuni produttori di macchine fotografiche in generale hanno cominciato a inserire questi che chiamano dei mini RAW, cioè dei RAW, siccome hanno fatto queste macchine da 2 miliardi di pixel dentro, fanno dei file RAW. Che chiamano più piccoli, dei mini RAW, diciamo che servono a occupare meno spazio, a impegnare meno la memoria della macchina fotografica, il buffer. Scusate se parlo in termini elementari di più rispetto ai miei colleghi, ma sto cercando anche di fare quel ponte. Ecco, io ero andato però a studiare questa cosa, di cosa fossero questi mini RAW, no? Quindi una macchina da 50 milioni di pixel che magari fa un file RAW da 20 megabyte, quindi con poche informazioni al suo interno, per poi scoprire che in realtà si tratta di file RAW da 10 bit. Quindi spezziamo questa di nuovo, anzi rompiamo, facciamo i Mythbuster come li chiamano, no? Rompiamo il mito. Se state scattando con un file RAW cosiddetto piccolo, leggero e mini, andatevi bene a documentare perché diciamo, il calcolo matematico non è una scienza esoterica. Nel momento in cui vogliamo fare un file da 50 megapixel più piccolo di quello che è, fino a un certo punto si può lavorare sulle dimensioni e sul compressore di questo file, quindi come viene compresso, ma dopodiché bisogna togliere informazioni al file per poterlo fare più piccolo, corretto Lorenzo? Assolutamente sì, poi è chiaro che non esistono soltanto come dire, queste soluzioni, ci sono anche produttori, Leica è uno di questi, che crea dei RAW che sembrano più piccoli, ma sono semplicemente dei RAW con piccolo ritaglio, spesso servono per simulare un'ottica differente perché magari sono delle macchine che montano un obiettivo fisso e quindi ti danno, almeno quando vedi sul corpo macchina l'immagine, come dire, la sensazione di avere un RAW diverso. Poi è chiaro che quando lo apri al computer l'informazione c'è tutta e sono tanti produttori che fanno anche questo, chiaramente, che offrono questo genere di soluzioni per ovviare a questi problemi. Poi, come dici tu, chiaramente RAW più piccolini sì, nascono da parecchi anni, perché me ne ricordo quando ho iniziato anch'io che diverse macchine fotografiche lo facevano già e avevano appunto come obiettivo quello cercare di rendere un po' più veloce la raffica, che quando era importante mantenerla e scattare il RAW era sicuramente una mano santa e una salvata, e in più anche per darti un minimo di possibilità di correzione, nel senso che sì, è vero, tante volte scattiamo delle immagini e mandiamo subito, ma dall'altra parte c'è un desk che riceve queste fotografie e un minimo le lavora, un minimo fa dei passaggi prima di mandarle poi in pubblicazione. Molte agenzie come AFP, Reuters e quant'altro hanno degli uffici nelle varie sezioni regionali dove appunto ricevono le immagini e ci sono dei ragazzi che aprono Photoshop, lavorano, mettono subito un batch di operazioni standard ed è chiaro, se tu mandi dei RAW piuttosto che dei JPEG la qualità è sicuramente più alta. Quindi, da quel punto di vista lì è sicuramente una buona soluzione. Senti, tu prima stavi dicendo appunto, cioè ci siamo poi un attimino fermati, ma comunque col JPEG qualche intervento si può fare o no?
Sì, chiaro. Anzi, spesso buona parte, diciamo, delle lavorazioni che si possono fare già su un JPEG, al di là del croppare, cioè ritagliare l'immagine, ma fare una piccola correzione di colori, saturazione, eccetera, si può, o è proprio sconsigliabile. Risponde perché la domanda, scusa. A te, Lorenzo. Ok, perdono. No, chiaro che se puoi farlo sul RAW è sicuramente meglio. Sconsigliabile, non direi, nel senso poi dipende sempre da qual è l'obiettivo finale di quella fotografia. È chiaro che se la devi caricare su un social network, fare una desaturazione sul RAW o fare una desaturazione sul JPEG quando poi viene visualizzata su un telefonino che ha uno schermo piccolissimo, difficile che noti qualcosa. Diverso il target, nel senso se io devo mandare in stampa una fotografia, è chiaro che conviene partire da un presupposto migliore. Noi oggi le fotografie le guardiamo per lo più sul cellulare o al computer, anche al computer, anche se abbiamo dei monitor abbastanza interessanti, alla fine le risoluzioni sono basse, quindi è difficile veramente vedere queste differenze, non sono così evidenti come diceva anche Giuseppe prima, a meno che uno non è un po' raffinato, che ci lavora e quant'altro, ma diciamo che la maggior parte delle persone che vede le immagini, soprattutto con la quantità di tempo che poi ci dedica, non vedrà mai nulla di queste differenze qui. Quindi sì, si può lavorare anche su JPEG, è chiaro che è un po' più limitato, è chiaro che la qualità sarà sicuramente minore, però nulla ti vieta di farlo, chiaramente. Concordo perfettamente anch'io con Lorenzo, nel senso che il JPEG si può post-produrre insomma, in maniera anche importante o pesante, dipende da quello che si deve fare. Quello che si può anche semplicemente provare in casa propria con è quando si comincia a fare delle elaborazioni decisamente importanti e soprattutto quando l'immagine, per esempio, presenta delle sfumature. Faccio un esempio, che ne so, una classica foto naturalistica di una locusta in mezzo ai fiori non dà così tanti problemi come per esempio un paesaggio con una sfumatura del cielo che va dall'alto in basso. Ecco, se voi avete un JPEG con una sfumatura di un cielo e provate a lavorarla a 8 bit, in maniera importante, vi rendete conto che dopo 4-5 passaggi il cielo comincia già ad essere molto ma molto compresso. Quindi è sempre difficile, dare delle regole assolute, insomma, su queste cose, però il JPEG è sicuramente Già utilizzabile. Sì, utilizzabile, ritoccabile. colgo l'occasione per leggere alcune domande perché c'è chi vorrebbe sapere come calibrare il monitor, eccetera. Ovviamente questo farebbe parte di un altro episodio della Leica Academy, per cui magari ce lo dedicheremo. Sicuramente Giuseppe ha bisogno di luce perché ti vedevo Eccolo, verde. ecco, adesso l'ho acceso. Una domanda, io dovrei sapere già la risposta. Ci sono vari software. Quindi vorrei che mi diceste, diciamo, innanzitutto la differenza tra un programma come GIMP per chi è malato di Linux oppure Photoshop e dei programmi come Capture One, Lightroom, SilkyPix, eccetera. Cioè, perché c'è molta confusione tra queste due cose, no? Uno pensa, ah, io le foto le lavoro con Photoshop, no, io le lavoro con Lightroom e vengono meglio. In realtà l'engine, il motore sotto, abbiamo detto è esattamente lo stesso, quindi da quel punto di vista della qualità del file non cambierebbe in teoria nulla nello No. sviluppo del RAW, ma quello che può cambiare è dopo, corretto, Andrea Giuseppe? Allora, come dicevo prima, all'interno dei software Adobe l'interpretazione del file grezzo della fotocamera è praticamente identica. Ovvio che Lightroom ha degli strumenti di post-produzione diversi da Photoshop, perché appunto è un software che è stato targetizzato proprio per il fotografo, quindi non ci sono strumenti di selezione, non ci sono i livelli, non c'è una serie di funzionalità, perché ovviamente Adobe ti dice il passaggio poi lo fai con Photoshop, tanto è vero che per esempio il pacchetto di abbonamento è vincolato a Lightroom Photoshop, come per dire non puoi fare uno senza l'altro. Il mondo di Capture One, se devo essere onesto, è molto affascinante perché è un software che è molto elaborato, ha un'origine totalmente diversa perché inizialmente nasce come un solo software di acquisizione da Dorsey Digitali della Phase One,
che però invece poi è stato, diciamo, ingegnerizzato e riscritto in maniera tale da essere anche un convertitore RAW. Ha delle funzioni interessanti, secondo me, da un certo punto di vista anche più interessanti di Lightroom, per esempio. Cioè delle funzioni, diciamo, che per uno smanettone tecnico possono rivelarsi molto importanti. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che uno sviluppi meglio dell'altro, nel senso che ogni interpretazione, no? Prima Lorenzo diceva appunto che il file RAW non è una fotografia, è una serie di dati da interpretare. Quindi Adobe lo interpreta attraverso degli spazi di colore, degli algoritmi, eccetera. Capture One lo fa con sostanzialmente delle funzioni matematiche diverse, quindi stabilisce lui o l'ingegnere che lo fa qual è il punto di partenza. Ovviamente Phase One, dovendo recuperare una grossa fetta di mercato, ha fatto un ottimo lavoro e ha cercato di agevolare, diciamo, il punto di partenza iniziale, no? Questo per guadagnare mercato. Quindi è molto probabile che presa una fotocamera X RAW, aperto con Phase One e aperto con Lightroom, messi uno di fianco all'altro, tipicamente Phase One rende un'immagine un po' più satura, un po' più nitida e un po' più contrastata. Ciò non toglie che con Lightroom si possa arrivare allo stesso livello, insomma. Penso, quindi è come dire di fatto che quando apriamo un file con Capture One c'è già questa, ne avrà sentita dire qualcuno, tra virgolette, maschera di contrasto già applicata, no? Sì, diciamo È che una sorta di con costruzione. Capture One quello che vedi, il risultato è apparentemente una foto più armoniosa da un certo punto di vista estetico in realtà. E perché? Perché comunque nel suo codice di demosaicizzazione che ha dei file da RAW ha degli algoritmi che spingono un po' più sul contrasto, sui colori, come diceva Giuseppe prima. È chiaro che di primo impatto, appena prendi la foto e la carichi su Capture One, potrebbe sembrare più piacevole da vedere, che poi non significa per forza più corretta. Se noi andiamo a prendere magari il valore, perché conosciamo, di un color checker, ad esempio, che è questo cartoncino con i vari colori disegnati sopra, non è detto che quello che dà un software sia per forza più preciso rispetto all'altro. Cambiano queste interpretazioni. Però ti posso dire, nel corso degli anni che Capture One veramente lo uso da tanto, lo uso in combinazione con Photoshop, nel senso non è che uno esclude l'altro, tante volte apro le stesse immagini con entrambi i software e poi alla fine faccio un melting pot di tutto, nel senso poi prendo Photoshop e includo delle parti che mi piacciono più da una parte piuttosto che dall'altra. Si può fare tutto. Chiaramente il discorso qual è? Sono strumenti di apertura del file, e questo è importante, nel senso che è il kick iniziale, poi dopo la lavorazione procede, se vogliamo, in Photoshop, e in Photoshop si può creare ancora molto di più. È chiaro che se noi riusciamo a ottenere la nostra immagine a partire dal file RAW esattamente come la vogliamo, bene, un po' perché risparmiamo tempo, un po' perché la qualità sarà sicuramente alta, però mi è difficile, almeno nel mio flusso di lavoro che ho, soprattutto in ambito commerciale, immaginare che questi software possano costituire una soluzione unica. Per me no, sono sempre un punto di partenza e poi si va avanti in Photoshop, ovviamente. E sono sicuro che anche Giuseppe non si limiterà mai ad aprire un file live Ma come chiudo. io l'ho provato più volte Capture One e onestamente lo trovo un ottimo software. Non butterei via ovviamente 15 anni di conoscenza, 20 anni, 25 di conoscenza di Photoshop e di Lightroom per rimettermi in mano, perché quelle minime differenze. Io anni fa, mi ricordo, feci questo esperimento creando un preset di Lightroom che si chiamava come Capture One, proprio perché sapendo perfettamente che la base di partenza era diversa, bastava ovviamente spingere nei cursori esatti e si arrivava non alla perfetta replica di Capture One, ma a un risultato che era impercettibilmente uguale, insomma, ecco questo. Tanto Scusi, al quale io adesso volevo rispondere anche a una domanda di Chiara Pesci. Credete che per questo tipo di anteprima Capture One venga utilizzata all'interno degli shooting?
Se intendi gli shooting di moda, non è questo il motivo. Il motivo Assolutamente è no. che il Capture One può permettersi di creare un profilo ICC con una correzione molto pesante. Di conseguenza, nel mondo della moda si tende a utilizzare Capture One in fase di ripresa proprio perché è ultra rapido e molto prestante nel acquisire il file del fotografo sul set, renderizzarlo nella macchina e applicargli immediatamente quel profilo, così l'art director che è seduto di fianco è convinto che il fotografo sia bravissimo e che scatti già con quella post-produzione applicata. Se posso aggiungere una cosa, infatti, nei miei ultimi lavori di moda si usa Capture One per un motivo principale, il tethering, che è appunto questa sorta di passaggio di immagini dalla macchina fotografica al computer, è sicuramente 1000 anni luce più avanti rispetto a Lightroom, che è un software ancora abbastanza ingenuo da questo punto di vista, dove ha dei problemi che ogni tanto si interrompe e quant'altro. Questo anche un po' per colpa anche Lightroom è delle meglio, macchine fotografiche, che chiaramente non Lightroom è meglio finiscono. non utilizzarlo. Assolutamente, ma inoltre se vogliamo farla ancora più pratica, se vogliamo trasformare questo esempio che hai appena fatto, dovete immaginare che un set, un fotografo che lavora, un cavo viene a collegare la macchina fotografica al computer, l'art director o il cliente si trova da un'altra parte con un iPad in mano e in tempo reale, mentre il fotografo scatta, il JPEG passa attraverso quel cavo al computer che viene a trasmettere poi in Bluetooth all'iPad, e quindi immaginate un art director che guarda su un iPad di 12 pollici esattamente quello che ha ripreso il fotografo dopo un paio di secondi, non più di tanto. E quindi è pratico come modo di lavorare. È chiaro che Lightroom sta facendo continui miglioramenti, ma è ancora indietro anni luce rispetto a E questo. sapete cosa succede in tutto questo? Che vi rompono le balle 2 secondi dopo aver fatto una foto e non il giorno dopo. Questo è il Meglio, ma risultato meglio di... se no, Cioè, meglio saperlo cominciano subito. ognuno a dire la propria nel momento in cui ancora dovete trovare lo scatto che dovevate fare. Quindi No, ma è sai cosa, molto Maurizio? pericoloso. Se posso, è meglio saperlo subito che si può sempre correggere il tiro, soprattutto se l'art director, che comunque sia, ti deve dare la direzione, piuttosto che il giorno dopo che non puoi più ripetere lo scatto. Quindi io lo preferisco 1000 volte. Dover sorbirmi una voce costante, una presenza inquietante sulle mie spalle, ma portare a casa alla fine della giornata il lavoro fatto come si deve e non avere dei ripensamenti il giorno dopo. Una volta che ho l'ok dall'art director, per me è andato. Certo. Ora ricordiamo anche sempre che ovviamente diciamo, il numero di professionisti rispetto agli appassionati di fotografia che poi usano questi strumenti è decisamente piccolo, è una proporzione completamente sbilanciata a favore degli amatori. Quindi, ecco, però vi chiedo una cosa invece. Ci sono questi strumenti nuovi invece per cominciare a fare la post-produzione, diciamo, su tablet, su smartphone. La stessa Adobe ha questo Lightroom CC che è cloud. Io personalmente lo vedo, l'ho collegato al mio cloud e quindi tutte le modifiche che ho da una parte le vedo dall'altra. Ma a che punto siamo? Cioè, siamo davvero già a un momento in cui si può pensare di avere un workflow, cioè un flusso di lavoro completamente mobile, mobile, anzi, però a che punto siamo di risultati, cioè fin dove possiamo arrivare, considerando di escludere la stampa da questo, no? Quindi io lavoro, creo dei file, questi vanno online, devono andare a fare, diciamo, il loro lavoro su dei media nuovi o sui social media. Giuseppe, non so se vuoi rispondere prima tu, poi. Ma allora, io con i mobile devices non ho grandissima esperienza, cioè ho scaricato Lightroom, ce l'ho come te nel telefonino, nell'iPad, però ovviamente sono molto più computer based, ecco, uso di più, molto di più il software desktop che non quello mobile. Ma, non so onestamente, non so prevedere un futuro di questi software, però sinceramente non lo vedo molto roseo. Vedo più, no, nel senso che non le vedo cose molto apprezzate nell'ambiente fotografico. Vedo che, per esempio, molti designer, per esempio, usano di più questi software per il disegno, per gli schizzi, le bozze, le riunioni, le mappe mentali. Cioè, quei software per mobile devices sono
secondo me, più prestanti. Per la fotografia uno sì, li usa, sono carini, possono fare anche veramente degli effetti abbastanza notevoli, però credo che verranno assolutamente asfaltati dall'intelligenza artificiale. Questa è la mia personalissima opinione. Allora, io sono particolarmente d'accordo, anche perché noi. Snapseed va alla grande, scusa, ho visto adesso il messaggio. Snapseed va alla grande. Snapseed è il numero uno, secondo me. Cioè, a livello di applicazione per mobile devices è veramente potente. Tornare al discorso della post-produzione su strumenti mobile, il problema principale, a mio avviso almeno, è che innanzitutto noi non ci possiamo fidare dei nostri occhi. Perché i nostri occhi si abituano in maniera abbastanza veloce a quello che vediamo e quindi non sono, come dire, un giudice affidabile. In più, mettiamoci anche la condizione di dover lavorare in contesti dove abbiamo degli strumenti poco precisi, il monitor di un iPad magari, con poca possibilità di rappresentare bene i colori, sotto a un sole che non ci fa vedere quanto una foto è contrastata o meno. È chiaro, è difficile immaginare un modo di lavorare che sia accettabile da questo punto di vista e quindi potrebbe andare bene in situazioni di emergenza, ma da qui a usarlo come normalità mi viene un po' difficile da credere, ecco. Nel senso, noi lavoriamo con strumenti che sono sicuramente calibrati, che ci vestiamo, a volte anche quelli un po' più paranoici, si vestono di grigio per non avere dei riflessi sul monitor di un particolare colore, per non influenzare quello che è l'occhio, perché poi l'occhio in realtà si abitua molto velocemente. E quindi al di fuori dei vari strumenti matematici che abbiamo anche dentro Photoshop e Lightroom, non abbiamo assolutamente alcun, come dire, valore certo. Giuseppe sicuramente lo saprà, quando noi lavoriamo un'immagine ci affidiamo tantissimo a quello che ci dicono i cursori RGB, CMYK, se stiamo lavorando in lab, ci affidiamo ai numeri, a scienza matematica esatta. Perché se ci dobbiamo fidare dei nostri occhi, l'errore è dietro l'angolo in realtà. Allora, torno a un punto meno tecnico, no? Lorenzo, in generale però si può riuscire così come in macchina quando si scatta ad avere uno stile anche nella post-produzione? Cioè, ci sono cose che si possono fare? Cioè, è importante avere uno stile anche nella post-produzione o provo tutto quello che mi capita? Lo stile nella post-produzione è fondamentale. Io, come dicevo l'altra volta, la post-produzione non è una cosa separata all'interno della fotografia, ce lo vogliono far credere chiaramente, soprattutto i puristi, ma è una fase della fotografia. È chiaro che c'è lo scatto, ma c'è anche dopo lo scatto. E chiaramente lo stile è fondamentale perché ci permette di convogliare al meglio quello che abbiamo in testa. Le macchine fotografiche ci danno una minima possibilità di variare alcuni valori, di giocare un po' sulla saturazione, un po' sul rendimento di alcuni colori. Alcune macchine hanno già dei profili colori caricati all'interno della fotocamera stessa. Quindi qualcosina si può fare. Certo, non sono così immediati, se vogliamo, nel senso che sono tutte correzioni che preferirei fare sempre a posteriori. Però sì, qualcosa si potrebbe sicuramente fare. Leica, mi ricordo che mette tre profili colore, ad esempio nella serie M, una vivida, una morbida e il bianco e il nero. Ed è interessante perché comunque sia lo applica solamente su JPEG, naturalmente, il RAW lo lascia grezzo, ma non ti dà la possibilità di ottenere la stessa informazione che hai sul JPEG a partire da quel RAW. O ci arrivi tu perché hai studiato, perché sai quali cursori devi muovere, ma se apri un RAW, un DNG in Photoshop, non c'è da nessuna parte una condizione che ti dice fallo uguale, scusate, al JPEG morbido di Leica. Ed è incredibile se ci pensate. Quindi un minimo sì, si può sicuramente lavorare. Non so se adesso Giuseppe vuole confermare o Volevo smentire. chiedere una cosa a Giuseppe, cioè da aggiungere a questo, nel senso che poi diciamo così, è come se tu regalassi una macchina da corsa a qualcuno, lo metti per strada, questo comincia a correre a destra e a sinistra e prima o dopo finisce sul marciapiede con la macchina e la sfascia. Cioè, quanto è giusto cercare con questi strumenti poi la fotografia? O meglio, dov'è che un fotografo
dire, inizia la post-produzione, inizia prima ancora di pensare allo scatto, inizia solo dopo quando vede lo scatto e dice: ah, che bella questa qui, sta bene anche a colori o anche in bianco e nero. Cioè, com'è che dovrebbe essere il percorso più semplice? La vedo proprio così, almeno dal punto di vista mio, nel senso che, ripeto, io non faccio il fotografo di professione, quindi mi diverto e sono più autorizzato di voi a fare un po', ad andare a destra manca. Quelle rare volte in cui ho cercato di fare il fotografo, mi sono cimentato con tutti questi problemi. E devo dire che la post-produzione io l'ho decisa prima, sempre. Quindi se era un lavoro in bianco e nero, è nato in bianco e nero e scattavo con l'idea di post-produrlo in bianco e nero. Se era un lavoro che doveva essere formalmente pulito, cercavo appunto se potevo il cavalletto, l'inquadratura, eccetera, eccetera, in modo che fosse formalmente pulito. Quindi non sono mai. Poi, per esempio, sulle foto di famiglia, ogni tanto mi metto lì, le apro, allora questa qui la vignetto, questa qui la faccio così, la faccio qua. Ma sono cose giusto per diletto, insomma, non credo personalmente che se uno dovesse fare il fotografo a livello professionista, sarebbe molto più intelligente e utile per lui avere prima un'idea chiara di quello che sarà il senso della fotografia. No? E di conseguenza poi agire e trovare il modo con cui poi si sviluppa questo. Io questo tipo di servizio l'ho fatto con i fotografi che mi hanno scelto appunto per fare la post-produzione, che ne so, delle loro mostre, dei loro libri fotografici, eccetera. Quindi si parla di questo, no? Gli si dice: guarda, io sta foto te la posso fare in questi modi, così, però secondo me ci si confronta anche, cioè è un po' un discorso non soltanto di vengo lì e me le devi stampare così, no? Come si faceva 30 anni fa. Diventa anche un confronto tra il fotografo, lo scatto che ha fatto, i problemi tecnici magari che ci sono all'interno dello scatto, come può essere, che ne so, il rumore da togliere, eccetera, eccetera, e si valuta assieme qual è la cosa. Però sì, per gli affari miei, diciamo da un punto di vista proprio spassionato, l'ho anche fatto, ma non mi è mai successo di farlo professionalmente. Mi è successo, per esempio, di avere la fiducia del fotografo, per esempio, giusto per non far nomi, l'Andrea Boccalini, nostro collega, io con Andrea non ho mai avuto problemi, cioè lui mi dava le foto e mi diceva: Giuseppe, fai te, perché comunque mi sono sempre andate bene, insomma, non hai mai esagerato, hai sempre tirato fuori bene o male quello che io volevo. Poi sono state delle foto in cui ci siamo confrontati, ma sono rare le cose che succedono così. Tipicamente con un fotografo, il post-produttore si siede, si valuta il lavoro, si cerca di capire che cosa funziona, che cosa non funziona, e poi magari gli si dà luce, no? Si schiarisce, si ombreggia, si tenta di lavorare l'immagine al fine di dare un maggiore senso, ma il senso ce l'ha in testa il fotografo, non ce l'ho io che sono il post-produttore. Capito? Io posso, cioè, è come il pilota e il navigatore, insomma, io non guido la macchina, ma suggerisco magari di prendere una determinata curva a una certa velocità e si ragiona su questo, insomma. Ma Lorenzo, c'è un momento in cui si può dire ho finito di fare post-produzione? Cioè, quando è che uno smette, che fi ha finito in una foto? Questa è una bella domanda perché in realtà non esistono diverse situazioni. Quando lavoro per un cliente, in genere è il cliente a dirmi quando ho finito, quindi si dà una prima immagine. Si lavora così, si sviluppa una foto sulla base delle indicazioni che ci ha dato, si mandano queste immagini all'art director che le riesamina e poi torna da noi con altre modifiche da fare. Si chiamano in gergo tecnico round di lavorazione. Dopo due round si trova una quadriga. Quindi lì è facile perché c'è un'altra persona che costantemente valuta l'operato del tuo lavoro, l'operato anche delle tue idee, di come hai deciso di portare avanti l'immagine e ti guida nel percorso. Diverso discorso, questo in realtà è uguale anche quando uno
magari fa una serie di foto, io sto facendo dei lavori di documentazione e so benissimo che devo mantenere una costanza nella lavorazione delle immagini, quindi le nuove immagini devo mantenere lo stesso stile, lo stesso mood, se vogliamo, delle precedenti. Il discorso è diverso quando hai delle immagini che sono un po' più uniche, che non fanno parte di un progetto, non fanno parte di un compito assegnato da parte di un cliente. Ti trovi con un'immagine che ti piace senza neanche sapere bene il motivo, probabilmente, e devi lavorarla. E lì capita a tutti di aprire l'immagine, arrivare fino a un certo punto, non sapere se andare avanti, non sapere se ricominciare da capo. E è capitato anche a me tante volte. Quello che suggerisco in genere io è di fermarsi dopo che hai fatto una prima lavorazione, prendere un libro, fare altro, ritornare il giorno dopo e via dicendo. Dare un po' di tempo alle lavorazioni che facciamo, anche perché spesso noi ci innamoriamo di quello che facciamo, delle nostre idee. E quindi che succede? Mi innamoro di una post-produzione che ho fatto, però passa in fretta e il giorno dopo già so che non va bene. E quindi mi do del tempo per riflettere. E faccio altro. Spesso leggo dei fumetti, guardo delle serie televisive su Netflix, trovo pace mentale e in genere quando ritorno sull'immagine ho le idee più chiare. Dico che schifezza, ricominciamo da capo, oppure ok, l'idea era giusta, magari c'è qualcosa da correggere, però in genere è così che funziona, in genere si dà un po' di tempo a quelle immagini in cui non hai veramente chiaro cosa vuoi ottenere. Certo, allora abbiamo ancora 4 minuti e poi saluti. Volevo farvi 4-5 minuti. Farvi una domanda, delle domande molto basiche sempre. Giuseppe, gli strumenti più pericolosi nella post-produzione dei file, quali sono? Quelli dove stai attento quando tocchi questa levetta qua. Allora, se parliamo di Photoshop, pericolosi per tutta l'etica della post-produzione, dobbiamo nominare il timbro clone. Ovviamente, quello è il re di tutto, no? È quello che porta via gli Di elementi, Lightroom, parliamo ha fatto di perdere premi vinti, ha fatto licenziare giornalisti che clonavano le bombe, i carri armati, no? Ti ricordi quelle robe lì? Ecco, quelli hanno tutti perso il lavoro o hanno fatto fotomontaggi. Mi ricordo anche un altro caso di una rivista, una storia di Gaza, due fotogrammi sovrapposti, eccetera. Quindi timbro clone, fotomontaggi sono sicuramente. Poi ci sono degli strumenti che secondo me, come dicevo prima, sono stati introdotti da Adobe per soddisfare il pubblico enorme, quindi la chiarezza, quindi la rimozione della foschia. Quelli che io chiamo i cursori wow, no? Quando che tu fai i corsi, fai vedere la rimozione della foschia sulla foto giusta e la gente, la prima cosa che mi dice, beh, allora non spiegarmi neanche il resto, uso solo quello che mi fa la cartolina immediatamente. Questi sono gli strumenti, diciamo, più pericolosi, ecco. Il timbro clone per eliminare proprio parti di immagini. Poi la chiarezza, la rimozione della foschia, la saturazione, se vogliamo chiamarla. Io se posso aggiungere una cosa pericolosa che si fa in fotografia, specie chi è un pochettino più smaliziato, il comando fluidifica, usato senza avere cognizione di com'è l'anatomia umana. Io vedo persone con mani allungate, pance rimosse, e poi veramente. Su questo allora Lorenzo dobbiamo consigliare a tutti di fare un giro su Photoshop Disaster. Esatto. Esiste ancora quel sito lì, photoshopdisaster.com, e lì c'è un campionato. La cosa bella di quel sito è che non si vedono delle, diciamo, delle cazzate che magari possiamo fare nel nostro piccolo qui, ma si vedono proprio campagne Disney, campagne Lavori Coca-Cola con interessanti anche. la fluidificazione. Sì, è un po'. Vabbè, succedono. Come la fotodidatta, quello che era a Master of Photography, che aveva. Oh, ecco, quello era un altro che avrebbe potuto prendere il premio assieme a Eduardo Martins. La storia va avanti. Guarda, io ti dico, in preparazione della serata guardavo un po' di notizie su queste cose qua e ci sono veramente. Ho ritrovato una storia, adesso te la dico in chiusura velocissima. Non so se tu lo conosci, Maurizio, la storia di un certo Alexander Gardner. Che
che è simile a quella, adesso mi sfugge il nome del fotografo, qui mi devi aiutare. Ti ricordi che c'è stato un fotografo che ha spostato il cadavere di una bambina in Africa? Sì, certo. È considerato uno dei più sciacalli tra i fotogiornalisti. Bene, ho scoperto il nonno. Il nonno visse nel fotografò nel 1860, la guerra americana, e si portò praticamente a spasso per 2 o 3 giorni un cadavere che posizionava a suo piacimento nelle varie scene. E le sue foto sono ancora pubblicate nei musei americani. E, insomma, è andato avanti fino agli anni 60, in cui qualche archivista si è accorto della cosa e l'ha sgamato. Com'è Sì, stato? successo anche per il famoso Roger Fenton, che era questo fotografo degli inizi dell'Ottocento, quindi era proprio durante l'invenzione della fotografia, che fotografò la guerra di Crimea. La sua famosa foto è quella dei cannoni, delle palle di cannone Sulla fotografate in giro, strada che le messe lui. che posizionava tutti i cadaveri in modo che, d'altronde all'epoca il reporter di guerra arrivava quando la guerra era finita, o quantomeno quando la battaglia era finita, non era durante. E, no, e tra l'altro, curiosità, Roger Fenton fu anche il fotografo della regina d'Inghilterra, proprio in quegli anni lì, quindi da Victoria e Albert, la coppia di reali inglesi. Cioè, lo stesso fotografo era lì ad armeggiare i cadaveri e anche a mettere in posa i reali d'Inghilterra. Lorenzo, invece, un comando pericoloso, diciamo, della post-produzione, qual è? Un altro comando pericoloso, guarda, io ne dico uno cercando di fare il bastian contrario, nel senso io sono un grande promotore sin da sempre dell'HDL, che detto così sembra una bestemmia per molti pubblici. Aspetta, che non si sente più il tuo microfono. Cosa stavi dicendo? Prova a dirlo un attimo. High dynamic range. No, scherzi a parte, però il discorso qual è? Noi abbiamo visto sicuramente utilizzare questa tecnica male per tantissimo tempo. Ma in realtà la vediamo nelle foto tutti i giorni, fatta benissimo, solo che non lo sappiamo. L'HDR in realtà è un concetto interessante, che è quello semplicemente di superare un limite tecnologico. E noi sappiamo che nella storia della fotografia è sempre stato così, è sempre cercato di andare un pochettino oltre. Prima le macchine fotografiche scattavano un'immagine ogni tot secondi, se non minuti, se non ore, e pian piano si è sempre cercato di andare a fare un passo in avanti. È chiaro che l'HDR utilizzato bene, dov'è? Dove lo troviamo? Io vi do un nome, andate su Airbnb, guardate quelle foto di interni, dove vediamo anche gli esterni, sono tutti HDR, ma sono fatti bene, sono fatti con gusto. La vera differenza è che non esistono comandi pericolosi in Photoshop, esiste un po' di gusto, un po' di cultura e un po' di know-how, se vogliamo, anche un po' di praticità. E il resto sono tutti strumenti fantastici, anche la chiarezza che ci abbiamo scherzato prima noi. Da un punto di vista matematico è affascinante, poi è chiaro che non la usiamo a più 100 perché non ci serve, non è quello che vogliamo. Però è interessante il fatto che esista, non è sbagliato e dobbiamo capire esattamente che tipo di contrasto va a fare, tipo di micro operazioni va a operare. Però ecco, non esistono operazioni sbagliate. Poi è chiaro, dipende dal contesto, se stiamo lavorando in una situazione di news, tutte queste cose ce le dobbiamo per forza per ragione, chiaramente dimenticare. Ovviamente. Spesso io vedo dei colleghi fotogiornalisti che non applicano nemmeno il filtro correzione automatica della lente in Photoshop perché va a spostare i pixel. Ed è vero, anche andare semplicemente a correggere quelle che sono le distorsioni di un obiettivo è spostare pixel. Se poi vanno a fare il controllo su RAW, noteranno che è mancato qualcosa o che è cambiato qualcosa. E quindi, a prescindere da quello, tutto il resto è lecito. Basta sapere che cosa si fa, basta avere un po' di gusto, un po' di conoscenza e anche un po' di voglia di sperimentare, volendo. Un'ultima domanda che mi hanno mandato in un messaggio. Diceva sull'effetto nitidezza di Photoshop, di Lightroom, anzi, non di Photoshop. Ma Giuseppe, c'è nuova levetta dei miracoli, oltre alla chiarezza, ho capito cosa intende. Si chiama nitidezza, trama, credo, texture deve essere in inglese. Ma ecco, se ho una macchina fotografica, però,
diciamo, tutti questi ritrovati tecnologici per avere più informazioni, più nitidezza, più dettaglio, possono ricostruire ciò che la macchina non ha catturato o è un palliativo ed è un artefatto, ma poi in realtà l'informazione non c'è? No, è un artefatto, indubbiamente. Tutto quello che viene ricostruito via software è un artefatto. Questo è poco, ma è sicuro. Io sono dell'idea, comunque, i livelli di nitidezza, per esempio, tutte queste differenze tra cursore, chiarezza, eccetera, per chi è un po' vecchiotto come me, se li ricorda, perché una volta non esistevano questi cursori. Ma esisteva comunque il digital imaging e quindi per fare certe operazioni come aumentare il contrasto locale, si dovevano fare tutta una serie di processi che insomma impazzivi. Adesso è un cursore, quindi loro non hanno fatto altro che implementare, inserire un algoritmo, una funzione che applica all'immagine tutto quello che una volta tu dovevi stare lì a scomporre. Parlo di chiarezza, no? Per cui le basse frequenze, le alte frequenze, eccetera. Sono anche la nitidezza, la trama e la chiarezza, sono tutte funzioni matematiche diverse che hanno degli scopi, cioè quella di tirare fuori il dettaglio minimo, il dettaglio quello texturizzato, quello disposto in maniera in trama, il contrasto che invece va più sul rapporto, se ne frega dell'immagine, ma va più sul rapporto chiari-scuri. Sono tutti strumenti che hanno delle funzioni e sono stati concepiti con delle cose diverse. Quindi io ribadisco l'idea di Lorenzo, che, ma l'avevo detto anche prima con l'analogia del coltello, cioè non è lo strumento il pericolo, è l'uso che se ne fa dello strumento. Quindi se io per esempio faccio, giro il coltello nella piaga con il tuo HDR, che so che lo odi tanto, però è ovvio che se io vado a fare, per esempio, no, nel 2020, no, adesso parliamo di fotografia, vado a rifare, che ne so, il lavoro del New Topographics e vado a documentare, non lo so, lo stato di abbandono di certi stabili o di certi distributori americani con una luce particolare, lì l'HDR ci sta come il cacio nei maccheroni, per esempio, dal mio punto di vista, no? Ovviamente se fatto in maniera. Se vado a fare un HDR di quel genere lì a mia nipote che si sta facendo la cresima o a un ritratto di una bambina, è ovvio che sono da pigliare a calci in culo, ma non tanto perché, solo semplicemente per il fatto che ho usato uno strumento, cioè come se io avvitassi con un coltello invece di usare un cacciavite, no? Cioè sono cose diverse. Quindi io Meglio la sono vita, d'accordo con insomma. Lorenzo, che dice appunto non è tanto l'uso che se ne fa, ma è la cultura di chi la sta facendo, l'intelligenza, il gusto, l'estetica che produce poi il risultato finale. Io per esempio la butto lì proprio in chiusura. Io ai concorsi toglierei qualsiasi vincolo e qualsiasi regolamento, a meno che non si tratti appunto di fotogiornalismo, eccetera, ma anche tutte queste minchiate del voglio il RAW, eccetera, eccetera. Ma cioè, che senso ha? Al giorno d'oggi, quando non c'è mai stato questo senso, nemmeno nel 1860, voglio dire, cioè, e comunque non è la post-produzione che ti può fregare, è il fotografo che ti può fregare. Quindi anche il fotografo può mettere la sua parte, come lo può mettere il post-produttore, cioè il post-produttore ti può togliere tutti gli elementi che danno fastidio alla foto. Ma anche il fotografo stesso che va a fotografare, no, come si diceva prima, il lupo addomesticato invece di e poi partecipa al wildlife, e quello è un brigante, insomma. Un inganno. Siamo tornati all'inganno. Senti, io da questa cosa ho capito che noi abbiamo almeno altri due appuntamenti che rifaremo con voi due ragazzi. Ho visto che non abbiamo Il risposto a primo sette è. domande, mi dispiace. Sì, no, ce ne sono tante, tantissime, però. Allora, il Ma sui primo. profili di colore volevo già dirti, lascia perdere, su quella facciamo una Esatto, ci puntata a vuole. Sì, no. parte. No, ma noi faremo l'incontro con. Le più grandi Photoshop cavolate della storia, Dai, e dai. vedremo insieme a Lorenzo e Giuseppe di analizzare i più grossolani interventi di post-produzione fatti nel mondo della fotografia. Quantomeno cominciate a lavorarci, ragazzi, i casi non mancano. Sì, guarda, io ne avevo già un po' oggi, eh. Esatto. E poi dovremo fare anche un incontro dedicato evidentemente anche a un dettaglio più tecnico come quello dei profili e così via. Volevo ricordare, visto che l'hanno chiesto in tanti, che
sul nostro sito è possibile acquistare dei one-to-one online con qualunque dei nostri docenti dell'Academy. Ora, normalmente sappiamo che i nostri appassionati di fotografia conoscono già abbastanza bene il sito, ma è vero che ci sono tante persone che non si sono mai connesse e quindi è possibile farlo anche online. Ah, sì. Giusto per dirlo a tutti. Lorenzo, dimmi. Perdonami, scusa, pensavo avessi finito. No, volevo fare solamente una chiusura finale che in realtà è una sorta di considerazione che diventa una domanda per chi ci sta ascoltando, che dovrebbe far riflettere un pochettino. Io ho tra le mani un libro che è di Matthew Porter, adesso scrivo anche il nome in chat, che fa questo genere di immagini, non so se le vedete ora, sono delle vetture fotografate in aria, mentre corrono per Bellissimo. strada e si trovano a mezz'aria all'interno di un contesto che è quello tipicamente americano. E quando guardiamo queste immagini, quando le faccio vedere soprattutto ai corsi di fotografia, la prima cosa che salta fuori, che è evidente, è chiaramente un contesto cinematografico che ognuno di noi riconosce sin da subito. Chiaro, siamo tutti abbastanza adulti, riconosciamo questo genere di immagini. Quando poi dico che quest'autore scatta con il banco ottico, li vedi, cresce il loro entusiasmo, cresce il loro sorriso, ma quando poi alla fine dico, guardate, sono due immagini, una della strada e una della macchina, e in Photoshop la macchina addirittura è un modellino, in Photoshop viene montato, cos'è che cambia? Loro li vedi che sono demoralizzati e delusi, e la considerano un inganno, però ci deve far riflettere, perché questa storia che le foto photoshoppate per giunta non siano più meritevoli della nostra attenzione, è qualcosa che ci fa perdere un po' dell'entusiasmo della fotografia in sé. Queste sono delle ottime immagini, chiaramente. Però se noi partiamo dal presupposto che se un'immagine è stata lavorata in Photoshop o è un fotomontaggio e quindi, ok, no, va bene, lasciamola stare, è qualcosa che ci fa perdere della bellezza che c'è lì fuori ed è un peccato, a mio avviso. Adesso scrivo anche il nome in chat che vedo che. Esatto, chiedevano di scrivere il nome in chat, anche il titolo del libro. Assolutamente. Beh, ragazzi, sentite, io quello che posso fare è togliere come al solito il muto a tutti quelli che ci sono per dedicarvi un applauso e Import data demo with one click. molto molto carina, molto interessante, quindi ringrazio di nuovo Giuseppe, se ci sei ancora, eccoti, Sì, ci sono. e Grazie a Lorenzo. tutti. Noi ci troviamo venerdì sera, un incontro interessantissimo dal nome Tracce con Rosella Meramistella, una fotografa docente della Leica Academy, insieme a Enrico Stefanelli, che non è un docente della Leica Academy, ma è direttore di Photolux, che molti di voi conoscono, e parleremo un po' di fotografia. E poi sabato pomeriggio alle 4 per le famose frasi, i grandi aforismi fuori fuoco. Bene, grazie Lorenzo, grazie Giuseppe, Grazie a voi, fantastici. Ci sentiamo, grazie a tutti. Maurizio. Sono un piacere. Vedremo presto, riorganizziamo altri appuntamenti anche con voi di nuovo. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti.